l'anteprima del Brunello 2015 di Cordorcia, quello che state assaggiando il 2015 che avete nel bicchiere è stato imbottigliato a maggio di quest'anno, in primavera, come era la nostra abitudine, perciò quando uscirà all'inizio dell'anno prossimo avrà un anno di bottiglia e in questo caso è stato aperto circa un paio di ore fa ed è stato decantato e rimesso nella bottiglia per fargli prendere un po' d'aria. È ancora un po' stretto, non so come, ma è tipico dei vini di Cordorcia, hanno bisogno di bottiglia, siccome facciamo dei vini che vogliono durare nel tempo, ecco che quando sono imbottigliati da poco hanno questa caratteristica, hanno bisogno di un po' di un'opportunità di respirare e di aprirsi. L'altra anteprima di stasera è il Brunello di Montacino Riserva Poggio al Vento dell'annata 2013. Ecco, allora, solo per esprimere quella che è la strategia di Cordorcia, voglio solo dirvi che questa bottiglia di Brunello di Montacino Riserva Poggio al Vento 2013, che andremo a assaggiare dopo, chiude un po' quello che io chiamo un progetto a corto termine. Il progetto a corto termine è nato nell'anno 2008 con la decisione di trasformare Cordorcia in una realtà biologica, poi dall'anno scorso facendo passo verso la biodinamica, ed ecco che stasera con voi festeggiamo il compimento di questo progetto a corto termine. 10 anni dopo, questo è quello che ci vuole in un territorio come Montalcino per produrre un vino come Brunello, per arrivare a fare un progetto di corto termine. Le nostre prospettive sono quelle che uno può apprezzare quando, non so se siete arrivati in tempo per vedere l'olivo di 450 anni che abbiamo qui sul prato, ecco che andando a trascorrere qualche minuto sotto la chioma di questa pianta, di questo monumento della natura, uno si rende conto di quanto siano fugaci certi progetti nostri. Perciò ecco, voglio partire del Brunello di Montacino annata 2015 per ringraziarvi di essere qua, per augurarvi salute a tutti. Grazie.